ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. C'è ancora da aspettare per l'approvazione del rendiconto al comune di Isola del Gran Sasso. Lunedì 23 ci sarebbe dovuto essere il consiglio comunale per trattare questo tema, ma è stato rimandato. Il sindaco risponde alle polemiche che nel corso di questa settimana sono state avanzate dall'opposizione. L'amministrazione nel frattempo ha parlato con il prefetto e ha escluso il dissesto. Non c'è stato perché un consigliere di minoranza di Giancamillo ha inviato giusto qualche giorno prima del Consiglio Comunale, una relazione molto dettagliata di 35 pagine al revisore, alla Corte dei Conti e all'ANAC. L'intento loro è quello di distruggere, cercando di farci passare come delinquenti. Delinquenti non siamo, non lo sono neanche loro, io non mi preoccuperò mai di dire che il consigliere opposizione è un delinquente, fa la parte sua, ma quando poi si dice che studiano, che stanno studiando ancora questi documenti e quindi ne usciranno delle nuove, allora il consigliere di Giancamillo dovrebbe dire con chi le studia queste cose, perché effettivamente la relazione è talmente certosina che alcuni numeri che sono comparsi anche quando lui era in amministrazione, io come consigliere opposizione l'ho fatto, sono dei numeri che si potevano trattare subito. Il revisore è voluto, e noi anche, siamo trasparenti, abbiamo voluto rivedere tutto per mostrare che non stiamo nascondendo nulla, ma i numeri erano talmente certosini che solo il dipendente che ha redatto il bilancio, e adesso non è più responsabile finanziario, e il revisore conoscevano. Se Di Giancamillo con il revisore non ha parlato, con chi ha parlato? Chi gli ha dato quei numeri? E lì c'è anche un rapporto di riservatezza che si deve vedere, e far passare come se noi siamo dei delinquenti e vogliamo portare al dissesto il comune è sbagliato, è anche irrispettoso nei confronti di chi adesso ha vinto le elezioni e sta amministrando. Perché non si siedono? Perché Di Giancamillo non si siede con il sindaco e gli amministratori e propone qualcosa di costruttivo invece che di distruttivo? Per quanto riguarda appunto il rendiconto, tutti i comuni devono approvarlo entro il 31 di maggio. Avete già parlato col prefetto? Noi abbiamo parlato col prefetto, siamo stati dal prefetto, abbiamo spiegato la situazione proprio amministrativa, abbiamo spiegato che non c'è assolutamente rischio di dissesto, la prefettura ha visto l'intenzione del comune di risolvere qualunque tipo di problema. Vogliamo prendere tutto il tempo che serve per rifornire tutta la documentazione che il consigliere questa volta speriamo che si legge da solo. Farci rallentare nuoce solo ai cittadini, perché gli investimenti che abbiamo, i finanziamenti che abbiamo, li dobbiamo portare a termine. Proponessero qualcosa, Di Giancamillo proponesse qualcosa di alternativo, io sono il primo a sedermi con lui.